La primavera è un momento in cui avviene un rinnovamento generale, ma non si rinnovano soltanto le piante, anche il nostro corpo. Perciò in questo periodo più che mai occorre tenerlo ben nutrito e sano. Io questa mattina ho appena messo detergente e tonico picchiettato per bene col dischetto del make-up e inizio un trattamento che ho ricevuto in omaggio e di questo ne sono felicissima. Perché oltre a volere migliorare questa zona, come tutti ben sappiamo, dopo i 25 anni diminuisce la produzione nel nostro corpo di collagene ed elastina e i fibroblasti, che sono le cellule che sostengono il tessuto, iniziano a rimpicciolire. Perciò diamogli un aiuto con questo prodotto. Che ora apro, che non vedo l'ora di provare. Ecco, il prodotto è questo. C'era un imballaggio talmente chiuso in maniera accurata che non riuscivo ad aprirlo. Ho dovuto usare le forbicine. Però consiste in due passaggi. Uno è il siero. Che il siero ha delle molecole che penetrano più in profondità nella pelle. E poi il passaggio successivo è quello della crema. Io adesso li metto. Apriamo così vediamo come si presenta il prodotto, sperando che si apra meglio. Sì, devo dire che l'imballaggio è proprio ben strutturato. Dato che questo sì, è materiale di vetro, perciò e questo è il siero. Ne applico un paio di gocce. Ecco, il siero va disteso, massaggiato e non picchiettato. Allora, ho anche fatto delle foto per il primo giorno, così sono in grado di valutare, andando avanti nei giorni col trattamento, sono in grado di valutarne, come dicevo, l'efficacia. Occorre sempre fare le foto prima di iniziare qualcosa. Beh, devo dire che è un siero che ha una texture piacevole, sì. Lasciamo assorbire per un pochino, poi mettiamo la crema. Ok, ho messo il siero. Ora, 2 o 3 gocce di qua, da questa zona verso l'esterno, e di qua, da questa zona verso l'esterno. Poi ora applico la crema, distribuisco dove ci sono specialmente quelle righette delle espressioni facciali, perché non tutte le cosiddette rughe sono a causa del passare degli anni, la maggior parte sono per le espressioni facciali che siamo abituati ad assumere. Bene, ora applico, lascio asciugare e per 5 minuti non devo fare movimenti facciali. Quindi ci vediamo al nostro prossimo video. Ciao!